quale conseguenza deriva per un personaggio che abbia avuto assegnato esattamente il talento di 1,1, ossia quello del Figlio e dello Spirito Santo, dell'unità. La funzione di essere il tempo stesso grazie al quale noi vediamo poi il mondo espanso e grande, espanso nello spazio occupato dalla massa materiale, mentre invece la parte decimale, ossia il tempo della parte grande, ne esprime quella parte antitetica e antimateriale che si contrappone a quella materiale, sempre nell'unità, perché se il centesimo è antimateriale, il cento è materiale. Noi, ripeto, vediamo solamente la parte materiale espansa come il multiplo di uno. E tutti i talenti più grandi di 11 sono squilibrati e non possono dare della realtà una immagine equilibrata. Saranno sempre condizionati, sempre più, dal loro essere sbilanciati rispetto alla posizione centrale di quell'11,1 dato dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Di conseguenza, tutti questi personaggi, pur essendo del tutto uguali ai personaggi del Padre, dello Spirito Santo e del Figlio, non esprimono quella assoluta verità baricentrale espressa solo dal valore unitario e dalla componente essenziale e unitaria data dai 10 decimi del Padre e del Figlio. Noi nella realtà abbiamo incontrato finora solo la verità del Figlio, e Gesù Cristo dimostra un talento degno di quel valore decimo che partecipa all'unità 10 del Padre attraverso il suo essere 10 alla meno 1. Rappresenta un Figlio apparentemente impotente, che è obbligato a fare solo quello per il quale il Padre lo ha mandato, ma con l'onnipotenza divina di un personaggio in grado di compiere miracoli, sovvertendo la logica naturale, perché non è naturale che 5 pani e 2 pesci si trasformino in una quantità grandissima di pani e di pesci, come se fosse una cosa possibile nello svolgersi naturale degli eventi. Ma quando c'è un disegno assoluto che ha per autore un ente assoluto, egli domina a tal punto la realtà da poterla violentare. E il Padre assegna questa onnipotenza al Figlio proprio perché ha ricevuto l'estrema impotenza di un ordine consegnatogli da Lui.